Te ne do roti coscaviar. Dove siamo? Sì, Un altro siamo a crocetto. Monteverde, Siamo a Monteverde, via Poerio, credo ma. Via sia, Poerio, via Poerio. Visto che qualcuno ti ha detto che sia molto snob, te via l'ha detto il nostro amico Goffredo De Marchis. Poerio. Vedi, questo, vedi, Braulio, vedi, è della proprietà di Bormio, vedi, della famiglia Tarantola. Scusa, Chi è la famiglia Tarantola? Mi cioè domanderei. anche a me quando mi è arrivato questo, me l'hanno portato insieme a questo. Sì. Braulio, pure il. Che è sempre del coso, no? Quello là c'ho dentro la mano, esce proprio dalla botte. Sì. E chi è? Spettacolare, poi mi hanno portato il vassoio di legno sempre con tutti questi bicchierini qua. Ah, vedi. Chi è Mi la. hanno dato. Perché i valtellinesi sono gente pratica. La famiglia Tarantola. Anna Maria No, Tarantola. la famiglia Tarantola. Una che fa così. Uno dei due, uno fa il giudice, Il giudice Tarantola. che è il giudice che ha condannato. Vedi com'è? Sì, È carino. sì. C'è tutta la. Sì, mi ha dato tutta la collezione. Quindi uno È fa il il giudice. giudice che ha condannato mio padre, Il giudice che ha condannato tuo il padre. giudice del processo Enimont. Quello della maxi tangente, ovvero la maxi balla. Bravo, ah, a proposito di questo vecchio a rimembranza, domani mi dicono che sono pronte le monetine domani. Ah, dice che vanno a tirare le monetine a quelli che hanno votato no, alla direzione del PD. Come diceva Vico, sono i corsi e i ricorsi storici. No, scusa, perché domani c'è la direzione del PD, Beh, no? insomma, quando è? Mercoledì? Domani è Mercoledì, mercoledì. no? Noi siamo in presa diretta. Siamo sulla notizia. Ah, e quindi vanno a tirare le monetine a quelli che hanno votato no? Sì. Chissà perché poi le monetine. Perché Beh, sono. uno le raccoglie così poi può partecipare alle primarie. Una testa, un voto, 1 euro, un voto. Ma il problema, diciamo, che si è posto è il seguente, è un interrogativo a cui io non so dare risposta, cioè Colombé Le les Deux-Églises. Églises, Colombé è la cittadina dove poi si è ritirato il il generale generale De De Gaulle. Gaulle, che vinse tra l'altro, tra parentesi, una guerra mondiale, insomma, Capito, pure comunque. Churchill l'ha vinta, ma poi pure Churchill. No, voglio dire la ragione per cui poi lo richiamarono perché aveva un certo prestigio. Ma Colombé des Églises, Colombé tornando al Les punto, les Deux-Églises. deux églises, come ha detto poi, tra l'altro Mentana, italiana, potrebbe diventare forse Rignano sull'Arno come Colombé les deux églises. Anche Fiuggi, perché sai, se vai a Fiuggi da una parte vai in esilio, però puoi anche Tornare. no, tornare. Intanto vabbè, vai alle terme, No, oppure puoi andare non a Fiuggi, puoi andare Montecatini, a. No, Piano di Troia, un posto dei papi, Montecatini. Ah dove sì, stava Fiorito, come si chiama? No, Viterbo. Viterbo, quella sarebbe. No, un altro posto anche su, non lo Scusa, i papi a Viterbo, le terme dei so. papi. No, sì, ma c'è anche un posto famoso dove. Ah, non mi ricordo più. Dove Fiorito fece il sindaco, il famoso Fiorito, sempre a proposito di Ah, monetine. Ariccio, No, Ariccio. Genzano. No. Acqua, acqua, acqua. No, Acqua pendente. acqua, dico tu che. A Acqualagna. proposito di monetine, sai che Fiorito, quello, il panzone, quello Fiorito. del. Quello tirava le monetine anche lui, lo sai, no? No. Di fronte a Pure Raffaele. Eh Fiorito. sì. Pure pecora. Vabbè, ma è una storia, dai, insomma. A proposito, poi com'è andata a finire? Cosa? Che ci siamo tenuti tutto, ci siamo tenuti sto Senato, il CNEL. E Ma com'è? che è sto CNEL? Io non Ce l'ho lo siamo capito. Ma tenuto? che è sto CNEL? Che si fa al Che CNEL? disastro. Che Il si fa Consiglio al Nazionale dell'Economia e del Lavoro. CNEL? Che fanno? C'è una bella villa dentro Villa Borghese, studiano, pensano, riflettono. Ma hanno fatto il trenino, hai visto?
hanno fatto, beh giustamente, il cliente si difende il proprio posto di lavoro. No, a parte quello, ma insomma, non mi sembrava proprio uno dei mali dell'Italia, non mi sembrava il cannello. Scusa, noi che vorremmo affermare un'idea di eleganza. Sì. Che invece stiamo nell'angolo. Stiamo in un angolo. Va detto questo. Un angolo irrilevante. Ma no, perché, diciamo così, con tuo papà ci stavano i stilisti, ti ricordi? Sì, no, ma ci sono ancora. Ma allora erano tenuti in grande considerazione. Vabbè, adesso, dai, ci sono pochi adesso. Ho capito, sì, però non è lo stesso. I cuochi... C'è Cervino, dai, pieno di cuochi. Ma non è che l'eleganza... Les artistes. L'eleganza è un'altra cosa. Hanno firmato anche gli appelli, no, è uscito fuori la vecchia... L'eleganza è... Le corporazioni. Metti che uno dice, fai degli astucci penici. Di leopardo e quindi l'onorevole Bobo Craxi con l'astuccio penico di realizzato da Azzedine Alaïa Azzedine Alaïa, sai dove è nato? È nato in Algeria, in Tunisia. Vabbè, Algeria, Tunisia, lui è la stessa cosa. Vabbè, tu stai parlando di uno fantastico. Vabbè, allora, Trizia. Alaïa. Mio padre la chiamava Trizia. Trizia. Dice, Trizia mi ha fatto un astuccio penico. Guarda. Vabbè, è la globalizzazione. È la globalizzazione, ma l'eleganza dove cazzo è finita. E non c'è più l'originale. Guarda, io mi voglio mostrare un attimo. Guarda come sono ridotto. A parte che mi hanno operato e ho... qui ancora un ascesso, però sinceramente i postumi aspetta, lo tengo io no, torniamo a te. Mi aspetterei un sussulto di eleganza, no, invece no, è tutta una cosa tipo quella l'affettatrice. Un sussulto, quindi non di mi eleganza. Hai risposto se anche noi avremo la nostra colombelle les deux églises. No, nel nostro momento questo sì. Adesso si scoprono le tombe, si levano i morti? No, lei ci ha cercato Paolo, Cirino, Pomicino. Ah. E non sono riuscito a parlargli. Thriller, come nel video di Thriller, sai? Uscivano gli zombie. Sì, non mi è mai piaciuto però. Domani mattina devo chiamare il presidente di Mitterlo, mi devo complimentare con lui. Che ha fatto? Insomma, la sua veneranda età è sceso nell'agone mediatico a rischio della sua reputazione, invece ne è uscito con grande eleganza. A proposito di eleganza, almeno dialettica, l'eleganza dialettica, e oltre che naturalmente la tempra del vecchio combattente e anche del difensore delle ragioni imperiture della nostra Costituzione e della sua prima parte. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Anche lui una bella astuccia penico di leopardo. Sì, ok. E Nusco potrebbe anch'essa diventare la nostra colombelle des églises, anche se c'è una candidatura di una città della Toscana. Ma tu adesso torni al governo, perché andiamo al governo. No. Non credo. Come prima cosa dice, dobbiamo, mi fai andare a fare il pagliaccio in televisione, in Rai, dopo anni di ritrovarsi bistrattati. Bisogna cacciare, come si chiama, non lo so, Campo Marzio, come si chiama? Campo Marzio. E io voglio andare a ballare il tip tap, guarda. Tu avrai anche la tua rubrica. No, ma adesso, guarda, mi fai, voglio, ti faccio vedere cosa voglio andare a fare. In Rai. Questa. Ma mi sembra una cosa giusta. Sinceramente, è questo che vorrei fare. Te lo faccio rivedere. Go scaviar, dai. Così. È una cosa da froci, che mi importa? Poi anch'io voglio. Dai, questo te lo dico. Voglio pipparmi la cocaina
e farmi arrestare con un trance, anzi due trance brutti e vecchi ovviamente, se no non c'è vera eleganza. Vasto programma. E tu poi ti dissoci, dici non lo conosco. Vasto programma. Vasto programma. Tele Durruti, Gosh Kavya, Bobo Craxi, Fulvio Abate.